Quando io ho cominciato con l'8 mm, che era in qualche modo uno strumento molto antico per fare il cinema. Poi siamo passati a tecnologie sempre più evolute. Adesso con il premio Zavattini c'è un'occasione per realizzare i propri progetti e affrontarli sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista ideativo, fino ad arrivare ad un prodotto finito. Credo che sia veramente una grande occasione che non va persa. Quindi auguri ai partecipanti e cercate di venire numerosi e con buoni progetti.